Panico. Dimmi. Se sai che devi comprare una Trebbia. Ma ero stupido, Dio. Ma va perché voi altri sono for the honest, mi ha ben i sentimenti. Te ti compri Shopee, Dio. No, per... ho capito, ma Shopee costa 500 euro. Che Trebbia ho comprato? Proveggio. Ho capito, ma 15.000 euro te costerà più o meno. 5. 5.000 euro. Sì. Occio. E mia... Occio. Sta mia ben... Ma va, non sta mia... Ma ti metti in conto dopo a cambiare i cuscinetti questo qui? No, no, sei a posto, ma chi è a posto? Sì. Ma lui non è mia a posto. Quanti raccolti che aveva a fare per ripagarsi la Trebbia? Basta, credo, pochi anni da si pagava. Non sta mia ben voi altri. Io 10 ettari fa conto di roba. Almeno. Ma gente compra la Trebbia con 100 ettari. Voi altri per 10 ettari se ne ha comprato una Trebbia. Sì, sì, sì. È così che no, si comincia. Ma da noi altri. Che sei la droga, ma da voi altri che sei qualcos'altro, è più grosso, cioè... Se mi andati su Ferrara a vederla insieme, sveglia alle 5 mattina, se mi andati su Ferrara a vederla... Mi andato a andare all'estero, da l'altra. Ma tu sei un'altra, con cosa la vi ho portato su? No, che mi ancora da portarla ancora a casa, forse il 29 che c'è il viaggio. Quando siete venuti a vedere la tribù, avete fatto vedere il passaporto a frontiera? No, se non sei abusivo. No, che godà il VIP c'è mio. Non passare in montagna, se non è abusivo. A Lunza. E ora? A Lunza? A me mio. Ovviamente, tutti chiamare i tassisti perché con game voi altri comprare. Esatto. Vedi che avevo ragione, brutti pezzenti. Server offline, ho capito che c'era qualcosa sotto. Ma è online. Ma che è offline? Ti mando una foto, va. Sì, peccato è andato sul sito adesso che c'è scritto offline. Non sei offline, sei online. Poi, adesso, un attimo fa, no? Perché hai messo la Cressoni da mais. No. E altre due mod. E tu sai tutti adesso? Sì. Ma perché c'è una Trebbia brasiliana? È italiana, New Holland. Sì, ma se è brasiliana quello che ha fatto. Vabbè, a stare con quello che ha fatto. No, è una brasiliana mod in sé. A Grottogno, cioè, Brasil. Assoluto, mo fa come chiavi che mette un modo alla cazzo di cane, dopo mi fa una merda. No. Ti te vedare, sta New Holland qua, ti cote entri, te va per schicciare invio per fare l'accensione, te vedi l'ometto che esatto. Se gira e gira per via Chave. Ecco. In più... Sul canale. In più il voyante ti fa anche una sega. Wow, ho comprato del cazzo. Quindi sono 3 mod. Sì, manco rinnovo il parco macchine. Adesso mi tocca uscire nel gioco. Dai, Podò, dai, perché non ci sono ancora dentro? Madonna. Fanculo. Salve, cosa succede qua? Perché vedo cose capottate? Perché se hai incriccato gli assi sul pianale che ha fatto a collisio e mi sono capottato. Mi piace questa cosa. Adesso? E adesso che vuoi la super forza. Chi no? Sto attivando. Grazie. No, niente, sei sistemato da solo. Allora. Hulk. Grazie, Podò. Sai che no, che sta? Vabbè. No, devo ricopilare il pianale. Ora metto qua così. Ti che sound è cattivo che ha. A te fa il trenino. Che figato però. Ma lei è anche elettrico. Sì. Ho dovuto fare il motore, Dio. Ma figato, sono 3 euro. Questo rispecchia la realtà. Ma con quarto me lo dico, il parolo che manda a fare l'oro. Che buona giornata. Non mi veniva colonnina. Ci vedia che tipo Artemio fa un buso mentre colonnina storda. Sì, bisogna che faccia un buso che butta sotto terra. Sotto terra, nel senso, la colonnina viene fuori da terra di un metro. Io fa buso da un metro sotto terra, colonnina arriva a pari terra. Interessante. Si sbaglia le misure. Oppure fa un plateau di 2 metri per 2 metri, fa colonnina, fa una gettata in cemento 2 metri per 2 metri. Perché anche non che sia betoniera. Se tu sento fare la betoniera è Macbeton. Tu lì qualcosa c'è? Betoniere... Ho sento cosa? Che sei una moda della betoniera? Qualcosa sì.
C'è da fare con Fulvio? Deriva a betoniera? Deriva a betoniera. No. E ora rimetto la voce di Fulvio. Ehi, la salvice! Vediamo se riusciamo a fare una mezza puntata stasera. Detto ciò, Merke. Voi letto, note. Dopo Marco, con scusa di mettere in moto scavatore, te le mando se te li ho un booster. Motorini in booster, no. Eccomi qua. Oh, beh. Lupe. Dai, pinne cavate. Cucile d'occhiali. Dai, quella prova a registrare. Cosa? Una rosa. Rosa. Mamma no, mia, voglia di andare dentro il fosso, dentro una busa anche a sto giro con la bicicletta. Vedi, in vedere cosa si dovrebbe fare. Beh, quello sicuro. Pigliate la cosa che volevo fare, cominciare a comprare bestie qua, perché sennò siamo infermi, Non so, mi è una brutta idea. Hai avuto che ti dico che c'è mio cugino che vende bestie? Sì. Ok, buon. Aspetta, che bestie mi servi? 3, 2, 1. Maiali, fermo porcilli prima. Va bene. Porcini? I funghi porcini. No, anche prima che ti chiede meno roba. No, porcille. Quindi cosa sarebbe la 29? Devi tornare a casa, si passava proprio, vederla. Fa curiosare. No, il navigatore mi ha detto che... Navigatore. Devi passare per là a curiosare, ti dico. Gli affari dei cadri, per ciaccolare. Che pedo dei femmine. Passare davanti attraverso la strada a campi, devo passare davanti il capannone di Edoardo. E vai. Mangia un altro confetto. No, boy canga, non so mai a 4. Adesso perché se fermo no registrazione. Cos'è colpa dei vanni? Coglioni. Me for fun in my buggy. Il problema è qua. No, si finisce la registrazione. Prendiamo tutto. Cane. Il tuo PC fa il conflitto con programmi. No, guarda i programmi di Avocan che è sembrato ben tutto. Cancalone. Vedo fulmini fuori. Mi chiamano pioggia in questa settimana. Piova di merda. Ah, e domani è mercoledì. Dai. Ma guarda. Ma perché? Oh, la ferma. Ma dai, vediamo se si gassa qua. Sì, buona. Bene, siamo salvi. Richiesta elevata a frantumatore. Ecco. Ma cosa frantumati i coglioni? Sì, adesso mi frantumai i coglioni, cosa sa che adesso... Aspetta che ti avvio forte tutto prima. Dai, Nvidia, che cazzo. Che qua anche sono. Sono le 22:58. Lo senti un po' una specie di... Quando sentivo che tipo? Sì, che roba era? Non lo so, ho sentito... Però è tipo una... frase. Marco ha avuto una spinta? Qui non l'ha, perché non arrivi? Ma... No, sai che non arriva, però c'è un nanito, so come esistite, provassi a tirare su la piera. Aspetta, devo guardare, Sei muito? Ah, no, forse ho visto di torla per andare a riempire l'acqua e trote e altro. Sì, te la faccio vedere standard, mi è. Ma voglio comprarla, quindi... E appunto, te fai assinita e dopo te appassi a nome tuo. Ah no, te lo compro. Ecco perché io voglio fare così, perché io mi ingaggio, porto via e... Ciao. Dopo mai niente smette, va. A me te fermo subito sto giro. E guapo, arrestatelo. Io a fare... quello che vende gli animali. Podoa. Oggi sento. Ti ha grotto i coglioni. Ah, fatta carina. Sì, pisemo è primo.
Che simpatici. Wow. Aspetta, aspetta, ripeti che io non ho detto questa parte qua. Dicevo TFT il personaggio. Magari no. Non sempre sai sgubare che altri. Appunto. So, serie 90% ti si fermo là, non te agisci, non te intraprendi, no. Io sono il pazzo della situazione. Non va ben così. Invece qua chi che si fa il culo? Passa su Artemio, resti. Comunque mi aspettavo ieri qua che aspettavo la sciaffa. No, perché ormai è una manda. Guarda, ti sei fortuna. Allora fa Podoa. Sì, fa Podoa perché c'è da fare qualcosa in tua vita. Ah, Chris. Ah? Aspetta, ho fatto una lastra qualcosa. No, ho fatto niente, ci sono cazzo. Cosa hai fatto? Mi faccio fare una massetta. Ah. Ecco, fa conto che la massetta mi sei... A me si sbriciai in mezzo tra il pollice che altro devo. Mmm. Ecco, mezza manca se un rotolino. Giasso, ma per fortuna non ho rotto niente perché sennò non muoveria neanche se che fa un male tremendo. Martiai, quelle parti fisse che Dio porco. Sì, perché e ora te dico, io ero di cavare un mandrin. Io ero di cavare. Che se ghiaccia paconico fisso e che è un tocco del bronzo in mano da fa conto da sedere di diametro di questo cazzo e qua ma seta di su partito che vioe secche terza vioia di briseria brisiava c'è pa la mano mancato ora devo tirare il collo da quanto mai ho toccato avere svarioni ho vomitato anche l'anima ma sento che atto è proprio arrivata. Arrivata lunga proprio. Perché non sono mia sta, cioè io ero proprio incassato ma una massetta. Sì. E ora che il cervello arriva a ma per dire oh fermate. Ciao. Ciao. Inerzia. Inerzia ho vinto Duke. No, io era proprio inerzia, io ero proprio cattivo. Tum. Pensa se dopo non ti torni quando ti dai un'altra pacca. No. Fidate. Si è sentito qualcosa, qualche porco. Guarda che, no. Guarda, ti lo dico, il tempo può bestemmare, non è mia. Ma guarda che subito dopo la pacca, cioè, tempo di 2 secondi, tempo di ceppare la massetta, posarla a noi insieme al banco. Anche io usavo la gnocca. Cioè, te vedi proprio la manca che ceppa la forma della de massetta. Aia. Deve ceppare qualche nervo qua. Qui quasi si dice qualche nervetto che cosa. Nervo sicuro perché non gli era un mai da piangere, era un mai da ridere e piangere. Come quando te ciapi e sgumiai e dosso i spigli. Sì. Ah, non sto a dirlo che gioco fa mai cacco. E te vibra tutto il braccio. Mamma, sì. Scossa. E se che informigo a tutto. Ecco, adesso ho partito qualche tendine roba. Preso un nervo là. Cos'è sto muoito non si ferma? Che cazzo sei il mercante dei bestie qua? Sì, ma il problema è che lei è un sgabbiozzo. Sì, lei è una merda praticamente. Sì, hai per 6 animali scende dal treno praticamente. Qual è il nome? È toccato a parli. È Cheat. Adesso dico mi Cheat. Il nome, qual è il suo? Cheat. Ah? Ah, ma Tito se fa uno se usa ah, la cheat. Se continui con cheat è dura con me, dall'occhio. Da boh, non devi pensare. Dai, 3, 2, 1. E con questo abbiamo concluso. Grazie dell'attenzione e arrivederci. Bella raga!